Il 19 ottobre i 32 lavoratori della Gibus, azienda leader di tende da sole, che nel 2012 arriva a contare ben 4 stabilimenti in Italia, fra cui Casalguidi, in provincia di Pistoia, sede della fallita Viropa, per voce dell'amministratore delegato annuncia la chiusura del sito produttivo. I dipendenti, con CGIL e CISL e UIL, si mobilitano subito a proteggere l'occupazione di un'azienda che ha un fatturato in crescita e in cui il lavoro non manca. Così a turno presidiano la fabbrica 24 ore al giorno, in un'assemblea permanente. Ci sono novità rispetto all'inizio, 12 giorni fa? Finalmente, dopo diversi giorni di sciopero e di assemblea permanente, l'azienda ha deciso di avviare il tavolo di trattativa che noi abbiamo chiesto fin dall'inizio. Cosa abbastanza inusuale il fatto che non l'abbia fatto nei giorni precedenti. Quindi è un'evoluzione parziale, perché ancora la partita è tutta da giocare, tant'è che i lavoratori ancora oggi sono in assemblea permanente e in stato di agitazione. Vediamo quali saranno le proposte che l'azienda avanzerà e il metodo che l'azienda ha intenzione di adottare per questa cessazione dell'attività annunciata. Noi comunque ribadiamo che siamo contrari alla cessazione dell'attività di questo sito produttivo. Secondo l'azienda ci sarebbe la possibilità di trasferire una parte delle maestranze nel sito produttivo di Padova che i lavoratori non accettano. Dopo aver chiuso a settembre anche la fabbrica di Cuneo, tutto verrebbe concentrato a Padova, dove gli investimenti proseguono e pure i turni lavorativi che raddoppiano, mentre qui licenziamenti. No, allora, anche qui è giusto fare chiarezza, perché è una situazione in questo momento storico decisamente anomala, questa crisi aziendale, perché Gibus non è un'azienda che sta vivendo come tante altre una crisi di mercato molto importante, anzi ha saputo aggredire la crisi del mercato e ha saputo adattarsi. Quello che l'azienda ci ha comunicato il 19 è stato che questa cessazione dell'attività sta all'interno di una riorganizzazione aziendale più grande, tant'è che a Padova sono previsti investimenti, sono previsti... Quella notizia che è circolata fin dall'inizio, in cui dicevano che l'azienda era disponibile a riassorbire, era disponibile, considerava la possibilità di riassorbire i lavoratori a Padova, diciamo che è una notizia che hanno avanzato il 19 di ottobre, ma per ora non è suffragata da una strategia, da un'intenzione precisa, da un metodo che si vedrà dal momento in cui, da questo sviluppo che ci sarà. La regione toscana si dice assolutamente in difesa dei lavoratori e del lavoro. Nel momento in cui c'erano tensioni, la regione toscana ha compreso perfettamente, anzi non solo, ha assunto posizioni, devo dire, abbastanza critiche nei confronti dell'azienda in merito ad atteggiamenti unilaterali che l'azienda stava assumendo. È il metodo che serve. Poi vediamo, noi abbiamo chiesto alla Regione Toscana di stare al fianco dei lavoratori per vedere di uscire da questa crisi, darci il supporto politico, istituzionale e anche di provare a vedere se con l'azienda ci sono delle possibilità per rimanere sul territorio toscano. Dunque l'assemblea permanente continua a difesa del lavoro. Da quanto tempo lavori? Io lavoro qui da 16 anni. 16 anni che sono qui, per di più qui ci lavora anche mio marito, siamo in due a lavorare qui dentro e quindi è un po' pesante questa cosa, perché si rimane tutte e due senza uno stipendio e la vedo dura, molto dura. E l'ipotesi di un trasferimento a Padova, come inizialmente sembra che sia? Quello vedremo. Vedremo quello che ci diranno anche loro, ecco, e poi magari. Non lo so, però io nel senso ho un bimbo di 3 anni qui che ha iniziato una scuola, ho genitori che insomma è lasciare tutto, ho comprato una casa, ho un mutuo sulle spalle, non mi sembra il caso di dover lasciare la mia vita per ecco.